Mario Baudino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto qui nel posto delle parole. Mario Baudino, leggo nel risvolto di copertina, si è dedicato ai detective bibliofili nei romanzi di genere con Ne uccide più la penna, ai rifiuti editoriali con Il gran rifiuto, alle narrazioni esoteriche novecentesche con Il mito che uccide, ha scritto romanzi e poesie, si occupa di cultura per il quotidiano La Stampa. Lo sguardo della farfalla, romanzo Bompiani, un thriller letterario tra romanzi e fantasmi. Prima di parlare del libro, Mario Baudino, parliamo del premio che lei ritirerà nella casa natale di Cesare Pavese, perché è tra i premiati. E è vero, la sottolineatura di un premio è sempre molto importante, però la sottolineatura di un premio che è legata alla scrittura di Cesare Pavese, lei che cosa ne pensa, Mario Baudino? Beh, la scrittura di Cesare Pavese è stavo per dire un esempio, ma è una delle cose acquisite nella grande tradizione italiana, evidentemente, e quindi è giusto ricordarlo, fare dei premi, anche se forse in questo momento Pavese forse è meno letto, che so, di un Fenoglio, quindi come anche gli scrittori subiscono degli andirivieni, non dico delle mose, ma dei periodi di oscuramento, dei periodi di fortuna. E quindi ha maggior ragione sottolineare l'eredità di Pavese, l'opera di Pavese, importante. Parlo con un premio, è chiaro che gratifica molto i premiati. Ecco. Per forza di cose, ma è un modo, come diceva lei, proprio per attirare l'attenzione, riconoscere allo scrittore, sia Cesare Pavese che agli scrittori premiati, un certo valore. Però ci pare strano, Mario Baudino, lei ha detto poco fa che Cesare Pavese è meno letto di Beppe Fenoglio, io pensavo esattamente il contrario. Ma può darsi che sia vero il contrario, diciamo che questa è una mia impressione, ecco, perché sì, Pavese forse è abbastanza letto nelle scuole e quindi mentre Fenoglio forse meno per via anche la difficoltà del suo linguaggio, però indubbiamente a livello di interesse critico anche in questo momento l'interesse internazionale è maggiore rispetto a quello che c'è intorno a Pavese, mi pare di poter affermare, ecco, ma sono i due grandi Langa, non solo Langa per dire, e in fondo non dico inconciliabili, ma talmente diversi che i momenti di fortuna di uno non possono essere che i momenti di sfortuna dell'altro. Pavese con questa sua forte apertura, con questo suo grande interessamento al mito, ai miti cnostoni, ai miti della terra, con questa sua riflessione, dove autobiografia e grandi narrazioni spirituali tendono a confondersi con questa sua infelicità costitutiva, certo è un po' l'opposto invece di un Fenoglio che ha sì un'attenzione alla terra, ma in quanto terreno dell'azione sia un caratteraccio, quindi anche lui ha una vita felice, sia anche lui è un introspettivo, ma un introspettivo che guarda la storia, che in fondo crede se non nella storia, nell'agire degli uomini, in più che ha questo linguaggio costruito sull'inglese, mentre molto. Ecco il segnale, Mario Baudino. La stiamo sentendo in una caduta di tono della linea. Speriamo di riaverla. Ecco, adesso. Stava dicendo per l'appunto di questo premio, Mario Baudino, che lei ritirerà domani il premio Cesare Pavese con il libro Lo sguardo della farfalla.
ed è un libro che è molto particolare, perché attraversa ancora il suo innamoramento dei libri, raccontando dei libri, no? Faccio riferimento a Ne uccide più la penna, al gran rifiuto, ecco, ed è anche qui un ritorno al racconto di chi ama i libri, perché attraverso il libro ci sono testi e soprattutto ci sono dei pretesti per arrivare a scoprire dei segreti, in particolare per questi protagonisti dello Sguardo della farfalla, perché qui è un libro che parte da lontano per arrivare anche molto vicino. Sì, beh, in realtà è chiaro che in qualche modo a me, quando io scrivo qualcosa, penso al piacere della lettura, e se con Lo Sguardo della farfalla sono riuscito a comunicare in qualche modo il piacere della lettura, già sono contento. Lo Sguardo della farfalla è un romanzo, naturalmente, ma è un romanzo che si avvale di tantissimi altri romanzi che narrano una storia di bibliofili intenti a una sorta di caccia al tesoro, diciamo, in una misteriosa biblioteca, o almeno in una biblioteca lasciata in passata di proprietà in modo piuttosto misterioso. Quindi questa caccia al tesoro è naturalmente una biblioteca, è naturalmente un aprire libri, un impallarsi citazioni di libri, un andare avanti per letture, e naturalmente questo per molti italiani, non credo per i nostri ascoltatori, potrebbe essere una visione infernale, ma per i lettori, per i non tantissimi lettori italiani che sanno bene di cosa si tratta, questa è una situazione meravigliosa, perché in fondo non c'è, per chi ama la lettura non c'è niente di meglio che stare e addirittura vivere un'avventura dovendo aprire dei libri per venirli a capo, mi sembra il massimo del divertimento. Ecco, io quindi ho cercato di fare un libro che comunicasse questo, e che lo comunicasse anche comicamente, anche se poi, come sempre, il comico si inserisce sul tragico, e nella stessa dinamica del racconto, che è appunto un giallo e non lo è, un bilico tra il giallo e la citazione del giallo, si inserisce una storia italiana anche dolorosa, a riprova del fatto che il male forse si combatte e ridendo e leggendo. E leggendo, perché tra i libri ci si sente sicuri, mi sembra che il mondo sia meno schifoso, se ricordo bene quello che se legge. Sì, è quello che dice il personaggio, oppure c'è una domanda anche molto bella: che cosa facciamo noi se non bere ogni giorno il vino dei libri? Beviamo, ci ubriachiamo, e poi la mente vede ogni sorta di cose. È una ubriacatura molto bella questa, no? Un po' la Baudelaire. Beh sì, poi è un'ubriacatura che non cade sotto le restrizioni e i rigori del codice della strada. Quindi mentre un personaggio libero così, perché fa un'ubriacatura proprio divina. E quindi sì, è l'ubriacatura di cui è lì, come lo chiamiamo, il popolo del libro, in fondo, quando uno precipita in un libro, come se perdesse la ragione, esattamente come quando uno prende il vino, ma in realtà questa è una visione più lunga, quindi è come se perdesse una certa ragione e ne conquistasse una superiore. Adesso io credo che tra la lettura e il vino, quindi tra gli dei della lettura, chiunque si siano, e Bacco, il dio del vino, per tornare all'interesse mitico di Pavese, un rapporto profondo, perché in tutti e due i casi c'è qualche cosa che scatena delle passioni, delle grandi passioni, anche a volte non controllabili. Le passioni però bisogna, Mario Baudino, bisogna incontrarle, bisogna viverle, perché altrimenti non restano, non ci sono. È un po' come i libri, no? Se ricordo bene, agganciandomi alla parola passione, a un certo punto del romanzo, non so più quale personaggio, dice che i libri tecnicamente in sé, per sé, adesso spero di ricordarmi bene, i libri non esistono, no? Fino a quando un lettore non li apre e comincia a leggere. Ecco, e questa è la passione, questo è il libro. Eh sì, un libro non esiste se non quando si ha letto. Poi in realtà io nel romanzo contraddico ciò, perché ci sono anche dei libri che non vengono letti, sono lì, vengono, diciamo,
così esaminati dal punto di vista strettamente bibliofilo, quindi dal punto di vista della stampa, dal punto di vista della carta, dal punto di vista della copertina, ma non letti, allora quelli esistono o non esistono? Beh, quelli forse probabilmente aspettano di esistere. Comunque un libro è un supporto per delle parole, e le parole se vanno pronunciate o lette. Qui in questo libro, fatto di tanti libri, Lo sguardo della farfalla, per Mario Baldino non poteva essere diversamente, ma ne citiamo, per esempio, citiamo l'autore tra i tanti, ed è un autore sicuramente molto caro a Mario Baldino, Edgar Allan Poe, no? Perché qui stiamo parlando di fantasmi, ecco. Poe per i fantasmi aveva una certa predilezione, una certa anche autorità di scrittura. Beh sì, Edgar Allan Poe qui è centrale anche per il dipanarsi, anche per capire poi il dipanarsi della vicenda e anzi per scoprire l'inghippo che sta sotto il libro. Ma questo è l'aspetto più giocoso, no? Dove io seguo lo schema del giallo. In effetti i miei, questo non l'abbiamo detto, i miei bibliofili, che sono una colta di bizzarri bibliofili di provincia, buontemponi, molto colti ma soprattutto molto buontemponi, hanno delle idee. Una è quella appunto condivisibilissima, che un libro non esiste se non quando viene letto. L'altra, per esempio, è che forse è un po' più discutibile, che nulla, ma mica tanto, che nulla possa avvenire, esiste, non è già scritto in un libro, anzi in un romanzo. Quindi per spiegare un qualsiasi fatto, anche molto strano, basta trovare il romanzo, basta trovare il libro, il racconto giusto, quello che già un anticipo ci ha spiegato quanto sta accadendo. Questa è un po' l'idea romanzesca. Naturalmente, come lei giustamente diceva, Edgar Allan Poe sarà un racconto di Edgar Allan Poe, sarà la chiave per capire tutto. Alla fine, dopo aver sondato in varie direzioni, sarà un racconto di Poe quello che offre la soluzione all'evento, al mistero non libresco ma molto, molto materiale che si sta coagulando in questa famosa biblioteca passata misteriosamente di mano. Ecco, passata di mano, però prima di arrivare alla soluzione finale ci sono degli intrecci, ci sono dei colpi di scena che sono veramente improbabili a volte, no? Che stupiscono noi lettori, quindi qui sta la capacità di ovviamente dell'autore di coglierci impreparati, e quasi proprio quasi come se fosse un thriller. Io fatico un po' a definire, a dare delle definizioni, ma in ogni modo per capirci, ecco, e quindi rimane veramente il lettore invischiato in questa vicenda di libri, di pagine, di una caccia al tesoro, sostanzialmente. Mario Baldino, leggendo questo romanzo, no, che racconta di questo passaggio di proprietà, come lei ha detto, di questa biblioteca ereditata in un modo sicuramente molto misterioso, no? Non potevo non pensare, per esempio, a un'altra biblioteca, no? Di tutta un'altra storia, di un'altra vicenda, una biblioteca che non è mai abbastanza raccontato, una biblioteca in un piccolo paese della Valle Maira, no? Di padre Sergio De Piccoli, questo monaco benedettino che è scomparso poco tempo fa e che anche lui ha lasciato in eredità una grande biblioteca. Forse anche qui c'è necessità di scoprirla, questa sua biblioteca, che sicuramente è molto molto importante. Sì, io purtroppo non ho delle notizie precise su questa biblioteca della Valle Maira, però non metto in dubbio che sia stata lasciata appunto in eredità agli enti pubblici, in questo caso senza i propositi maliziosi con cui invece, quantomeno maliziosi con cui invece viene lasciata la mia del romanzo. Sì, quella del romanzo è tutt'altra storia, una storia molto più molto, molto particolare, ed è una storia che riceve il premio Cesare Pavese, ricordiamo, il romanzo Bompiani di Mario Baldino, Lo sguardo della farfalla, con una copertina che è veramente molto molto particolare. Ce la vuole raccontare? Beh sì, la copertina è un ingrandimento di ali di farfalla, dove si vedono bene quelle specie di occhi che hanno le farfalle. Talune, farfalle, ma quasi tutte le specie sulle ali. Ora, ovviamente non sono occhi,
ma vengono definiti appunto oculi dalle classificazioni abituali, perché vengono perché si pensa che siano usati che abbiano la funzione di spaventare i predatori e quindi la farfalla, proprio come se fossero occhi di un animale molto più grande che si guarda. Ecco, questa suggestione diciamo non c'entra niente con, non c'entra assolutamente niente con la storia di una biblioteca, non c'entra niente, ma c'entra, ecco, anche qui c'è uno sguardo un po' strabico e un po' strano che viene dal passato, per cui la copertina mi è piaciuta molto. Come sarà mai il guardo, cioè lo sguardo di una farfalla? Le farfalle ci guardano, e con che occhi? Quelli della testa, che sono una specie di agglomerato, una palla di lenti minuscole, o magari quelli delle ali, che sembrano occhi ma non lo sono e servono a spaventare i predatori? Mica male, davvero. Verrebbe da pensare che gli abbiano cambiato solo la copertina, e ciò spiegherebbe perché nelle biblioteche pubbliche, da dove è comunque sparito, sia stato catalogato ora in un modo, ora in un altro, dai più distratti badando la copertina, dai più attenti controllando il colophon, cioè il blocchetto che riassume tutti i dati di un libro e sta in genere nelle primissime pagine. Ci sono bibliotecari pigri, bibliotecari attenti, ci sono quelli lenti e quelli che corrono come lepri. È umano, non ti pare, questo dal romanzo di Mario Baudino, Lo sguardo della farfalla? Però prima di salutarci, Mario Baudino, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Beh, in questi giorni ci sono alcuni libri, io non riesco mai a essere troppo fedele a un solo titolo. Allora diciamo che in questi giorni ci sono stati alcuni libri che mi hanno fatto compagnia, io saltello da uno all'altro. Il più impegnativo è Il cacciatore celeste di Roberto Carasso, impegnativo ma meraviglioso, fantastico, apre tra scienza e mito, prima parlavo di mito, apre degli universi impensabili o comunque imprevedibili, il libro è molto bello, ci metterò parecchio tempo a leggerlo e questo mi rende particolarmente felice, perché a me quando poi i libri finiscono dispiace sempre un po'. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Mario Baudino e buona giornata. Grazie anche a voi e ai suoi ascoltatori, arrivederci. Buongiorno. Grazie.